Benvenuti. Bentornati a Memoria 8-bit. Si avvicina Halloween. Siamo tutti bravi adesso a girare vestiti, maschera. Che l'unica volta che l'ho fatto da ragazzino mi ha fermato un poliziotto, giuro, e mi ha preso per pazzo, mi ha tolto la maschera e mi ha detto chiama i tuoi genitori! È stato orribile. E c'è stato un tempo in cui trasmettevano tantissimi film horror in TV. C'erano addirittura gli appuntamenti settimanali. Penso che ve li ricordiate tutti, no? Vari Ziotipia. Bentornati, cari piccoli schifi umani. Mercoledì Horror. Cambiamo gli orari, a volte le giornate, non importa. Vi ricordate tutti? E all'interno di questi contenitori potevamo vedere una fraccata di film che a volte facevano veramente schifo, ma alcuni erano molto belli. E ce li siamo dimenticati. E se non ce li siamo dimenticati noi, se li è dimenticati quella maledetta TV! TV dove però abbiamo scoperto un sacco di cose, quindi non è poi così... Zitto! Ok! Il primo film di cui vi voglio parlare è Ammazza Vampiri! Quello è un vampiro! Un cosa? Vero e proprio film cult, ne parlavano tutti, forse per merito del fatto che non è un horror oscuro e drammatico, ma è una commedia a tutti gli effetti. Regia dello stesso Tom Holland, che da lì a poco dirigerà invece La bambola assassina, ben più celebre ormai. Siamo nel 1985, questo film rientrava ancora nella categoria di qualcosa di proibito, mentre oggi probabilmente sarebbe un po' più tollerato dai genitori. E quindi ne parlavamo tra i banchi di scuola e dicevamo quanto è bello, quanto è fico. Sì, perché la trama è volutamente elementare, un ragazzo appassionato di vampiri che si ritrova ad avere come vicino di casa un vampiro, quindi è chiaro che non può essere verosimile fin dalla sua introduzione, ma nonostante tutto mantiene volutamente dei toni oscuri, come se fosse un vero film horror, e in effetti lo è per alcune sequenze. Ci sono molti momenti divertenti, ma altri invece molto forti. E se la traduzione dal titolo originale Fright Night non c'entra niente con quella italiana, devo dire che nella mia visione delle cose il titolo Ammazza Vampiri ha sempre avuto un fascino indiscutibile. Era bellissima l'idea di essere un ammazza vampiri, un po' come gli acchiappa fantasmi. E siccome i vampiri mi sono sempre piaciuti moltissimo, questo film era perfetto. Vera e propria raccolta di stereotipi del genere, soprattutto di quegli anni, è morte a 33 giri. Film diretto da Charles Martin Smith nel 1986, gioca tantissimo sul cliché che chi ascolta musica heavy metal o che questo genere di musica sia direttamente coinvolto con situazioni sataniche. Perché in effetti quelli erano gli anni in cui imperversavano gli Iron Maiden con le loro copertine zombesche, album come The Number of the Beast. E al film partecipano due icone del genere come Ozzy Osbourne e Gene Simmons. Si parla a tutti gli effetti di un disco indemoniato e di un ragazzo appassionato di heavy metal bullizzato costantemente per questo, perché anche questo forse non tutti potreste averlo vissuto, però chi ascoltava questo genere di musica solitamente era un pochino un reietto. E questo film, nonostante sia un horror, era praticamente una consolazione per tutti noi ragazzini che ci sentivamo come Eddie, il protagonista del film, e allora ne parlavamo un po', ci passavamo la videocassetta sotto banco, magari registrata da quelle volte in televisione che lo trasmettevano, ai tempi abbastanza spesso. Film invece di altissimo profilo e produzione è Poltergeist.
diretto da Tobe Hooper nel 1982, fra l'altro su soggetto e produzione di Steven Spielberg. Il regista, fra l'altro, lo stesso di Non aprite quella porta, altro must assoluto. Pellicola quindi patinatissima, fatta veramente, veramente benissimo, forse pure troppo, perché io in effetti ho sempre preferito i film horror un po' meno curati, mi mettono più a disagio, mi fanno più paura. Comunque la bambina di questa famiglia si ritrova a parlare con la televisione, succedono un sacco di cose, da qui il titolo Poltergeist, quindi cose che sbattono, si muovono, finché la stessa bambina non verrà letteralmente inglobata nella televisione. Da lì poi cercheranno di capire perché ci saranno di mezzo quindi riti esoterici, medium. Quello che importa di questo film è la larghissima diffusione che ha avuto, quanto se ne è parlato, quanto veniva trasmesso. Fra l'altro se ne parla anche parallelamente per via di tutti i disastri avvenuti durante e dopo la lavorazione della stessa pellicola, che viene considerata quindi una di quelle maledette. Non avete idea di quanti incidenti ci siano stati, ma soprattutto gravissimi lutti, a partire dalla bambina protagonista. Siamo invece nel 1989, quando esce nelle sale Cimitero Vivente. Questo è il posto dove i morti parlano. Diretto da Mary Lambert, tratto dal romanzo di Stephen King. Sembra più un racconto della cripta, e fra l'altro vi invito anche a recuperare, già che ci siamo, il fantastico Creep Show. È una storia che può sembrare una sorta di versione moderna e più quotidiana di Frankenstein, con cadaveri che ritornano in vita, animali e tutto che ovviamente alla fine si ritorcerà contro. È un buon adattamento, fra l'altro, rispetto al racconto originario. Non è dei migliori, ma non è neanche dei peggiori, perché Stephen King è stato spesso massacrato peggio che le stesse persone nei suoi romanzi. Ulteriore legame con la musica in questo film: c'è una bellissima canzone cantata dai Ramones, scritta apposta per il film. I don't wanna be buried in a pet cemetery. È l'ultimo capolavoro che le televisioni hanno dimenticato, e forse un pochino anche voi, o forse non li conoscevate neanche perché non li trasmettono più, insomma. Scrivetemelo qui nei commenti se ve li ricordate, se li avete scoperti grazie a questo video. La piccola bottega degli orrori. Oh, damn roses. Where, strange as it seems, something extraordinary happens. E qui torniamo sui toni della commedia. Protagonista un Rick Moranis straordinario. Esce nel 1986 con la regia di Frank Oz, che per chi non lo conoscesse è colui che sta dietro a Manamana, oltre a essere anche quello che ha dato voce e vita a Yoda. E io poi lo amo anche per il suo cameo nei Blues Brothers, che per me è il cameo migliore della storia dell'universo. Ispirata al musical di Alan Menken e Howard Ashman, una delle cose che più odiavo quando trasmettevano i musical in televisione è che una volta sì e una volta no non avevano i sottotitoli. Questa cosa era terribile. Questo film era uno di quelli condannati a questo destino, dove spesso e volentieri mezzo film non ci capivi una mazza. Racconta la storia di questo giovane fioraio un po' sfigato. Improvvisamente cade dal cielo una piantina che lui comincia a curare, che si rivelerà essere invece un alieno pazzesco che vuole mangiarsi tutti. Il film è divertentissimo, delizioso, violento in maniera molto ironica, quindi forse non so se potrebbe vederlo un bambino da solo senza impressionarsi, ma ragazzi, io l'ho visto e sono sopravvissuto. Le canzoni sono stupende, momento migliore di tutta la pellicola però è appannaggio assoluto di uno Steve Martin straordinario, che fa il dentista fidanzato cattivo della protagonista. La sequenza nel suo ambulatorio è qualcosa di incredibile, con la soggettiva da dentro la bocca di lui che prova piacere nel fare male alla gente. Eccezionale. Se questo video vi è piaciuto, potrei farne anche altri su questo tema. Dovreste soltanto farmelo sapere qui sotto, nei commenti, magari mettendo anche un like, magari anche condividendo il video, o magari iscrivendovi al canale se non l'avete fatto, perché se non l'avete fatto, potrei venirvi a cercare la notte.
ma se l'avete fatto, che la forza di Grayskull sia con voi! Perché potrebbe ritorcersi contro... No, la merda sta cosa. Siamo tutti bravi adesso a vestirci da Halloween. Ma io non vedo un cazzo, devo scrivere. Dov'è là? Ecco. Aiuto. Questa roba tienila ovviamente per la fine. Buon Andrea. È che nei Blues Brothers fa... È che... Non so se arriva a fine video.